Ciao ragazze, allora, video haul, video di acquisti, sì, sono tanti quelli che faccio, ma perché voi me li chiedete, perché voi li volete, perché voi li amate, ho notato che li amate, e poi ragazze, sono cosette che compro di volta in volta e di cui voglio parlarvi, perché secondo me molte cose meritano di essere conosciute. A volte si dà per scontato che comunque le cose che costano meno sono quelle che non servono a nulla, abbiamo questo pregiudizio, in realtà non è così. Per esempio, voglio subito partire con due prodotti di VJCon, che sono questi due pennelli. Questi sono rispettivamente il pennello viso numero 201 e il pennello viso numero 202. Io li ho visti sul sito, adesso sono ancora umidi perché li ho lavati ieri sera e non si sono asciugati, però ve li volevo mostrare di fatto, cioè farveli vedere effettivamente, perché davvero me ne sono innamorata. Io li ho visti sul sito questi due pennelli e mi hanno subito ispirato, dopodiché, siccome non ho capito bene ancora come funzionano i pagamenti e gli ordini dal sito VJCon, quindi se lo sapete ragazze fatemelo sapere, perché ci sono tante cosette che mi interessano, però non le ritiro mai, proprio perché ho paura e non so come funzionino di fatto le spedizioni. Fatemelo sapere se lo sapete, se qualcuna di voi ha ordinato, così sveliamo questo arcano e mi date il via libera per nuovi ordini. Questi qua invece me li sono fatti prendere da una mia amica che ha, dove lavora, quindi nella città in cui lavora, ha un punto vendita VJCon. E ragazze, mi stanno piacendo davvero tanto, soprattutto questo qui, è un pennello validissimo. Entrambi sono costati intorno alle 9 euro, forse questo 8 e questo 9, una cosa del genere. Comunque i prezzi li potete vedere sul sito. E ragazze, è davvero bellissimo questo pennello qui. Mi piace tanto perché riesco a stendere il fondo senza avere quella sensazione di sporcarmi la faccia la mattina, perché io la mattina ho questa strana sensazione, nel senso che dopo che mi lavo bene il viso, mi metto le creme, mi sento la faccia pulita, quando poi vado a mettere subito il fondo ho la sensazione di opprimere il viso, quindi sento una sensazione di copertura, come se coprissi il viso con qualcosa di tra virgolette sporco. Invece con questo non succede, perché basta veramente un goccino nel centro e poi io vado a stenderlo modulandolo e girando così il pennello, quindi con questi movimenti circolatori vado a stenderlo su tutto il viso e viene un'applicazione davvero molto naturale, molto asciutta. Non so se riesco a spiegare quello che voglio dire, scusate, apro Tommy. È davvero, mi sta piacendo tanto, molto 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 compatto, l'ho già lavato due volte e non ha perso mezzo pelo. Ragazze, veramente mi sta piacendo tanto. Poi questo qua è quello invece adatto per il contouring, per applicare gli illuminanti in questa zona qui, o comunque bronzer in questa zona qui, o anche per sfumare la piega dell'occhio. C'è scritto che anche sulle indicazioni, io non l'ho provato per sfumare l'ombretto nella piega dell'occhio, ma lo proverò e vi farò sapere. Se devo consigliarvene uno solo, vi consiglio assolutamente questo, però se potete prenderli tutti e due fatelo, perché sono davvero dei pennelli validissimi. Poi ragazze, in profumeria ho preso qualche cosetta, veramente poco, perché non avevo esigenze particolari, però volevo degli smalti. Volevo degli smalti e precisamente volevo provare gli adesivi, quindi i nail patch di Deborah, che avevo visto in rete, in varie foto, avevo visto sulla loro pagina Facebook ed ero molto curiosa. Vedendoli dal vivo però ho visto e mi sono resa conto che sono degli adesivi, quindi non sono fatti di smalto come per esempio quelli di Kiko o anche quelli di Sephora, e di conseguenza l'ho lasciati stare, perché a me mettere quegli adesivi sull'unghia dà una sensazione di... mi dà la sensazione che l'unghia non respiri. Dopo pochi minuti già che li metto ho voglia di toglierli, per cui non li ho presi, anche perché non costavano poco, costavano più di 8 euro. E ho preso invece questo set qui, che è praticamente lo smalto Nails Creator, questo qui, in questa combinazione marrone e smalto trasparente, che consente di fare delle decorazioni sull'unghia. Vi faccio vedere quelle che ho fatto io, che sono comunque per di più una prova, non è che mi sono molto impegnata in realtà. Vedete, qui ho fatto delle strisce, qui ho fatto dei bois, qui non ho fatto niente, qui ho fatto dei ghirigori,
e sul mignolo ho fatto un cuoricino, non so se lo riuscite a vedere. Comunque ragazze, l'ho utilizzato soltanto una volta ancora. Questo set costa 5,87 euro. E come funziona? Si mette prima la base. Quindi la base trasparente si lascia asciugare, poi si mette questo secondo smalto, questo marrone qui, e poi si mette di nuovo quella base precedentemente stesa. La si deve mettere con un pennellino. Io ho comprato proprio il pennellino apposito che costava 2,98 euro. Questo qui si intinge direttamente nella boccetta di smalto e poi si fanno tutti i decori che vogliamo sulle unghie. Vi farò sapere successivamente perché ancora non ho un'opinione certa al riguardo. Vedremo, vedremo. Se poi mi impegnerò di più, se riuscirò a fare delle cose davvero carine, però come idea non è male. Poi ragazzi, ho preso questo qui. Voi sapete che i miei smalti preferiti sono quelli di Rimmel, e questo qua è quello che asciuga in 60 secondi, grigio, carta da zucchero. Non so se lo potete vedere. Era uno smalto che cercavo proprio in questa tonalità. Era in offerta a 3 euro e l'ho preso. Ho preso soltanto questo. Mi sono veramente tenuta le mani perché ce n'erano veramente tanti che mi sarebbero piaciuti. Poi ho preso questo spray illuminante di Astra che è davvero bellissimo secondo me e che può essere utilizzato in vari modi, anche qui sul décolleté per esempio. Via via che andiamo verso la bella stagione, verso anche la primavera, lasciamo il décolleté scoperto. Molte volte, per esempio, se usciamo di sera o abbiamo qualche occasione, spruzziamo questi brillantini che sono davvero delicati, questo all over, questo illuminante davvero molto molto delicato su questa zona, e dà, diciamo, un tocco in più. Può essere utilizzato anche sui capelli, può essere utilizzata in questa zona qui, e quindi ragazze, costava pochissimo. Tra l'altro, io l'ho voluto prendere perché da tanto tempo che lo volevo, lo lasciavo sempre lì, però stavolta l'ho preso. E poi ragazze, mi hanno dato, io mi sono portata questa giarina qui e all'interno mi sono fatta mettere un pochino di fondotinta nuovo della Deborah, il Luce Creator, adesso non ricordo precisamente, vi metto il nome qui, ma sicuramente avete capito. Comunque è l'ultimo, e devo dire che lo sto provando e mi sta piacendo. È quello che indosso oggi e fa davvero un bellissimo effetto, secondo me. Perché costa intorno alle 14 euro. Prima di spendere soldi, ho imparato che devo assolutamente testare, soprattutto i fondi. E quindi vedremo successivamente se lo prenderò. L'ho utilizzato già 2 volte e non mi è dispiaciuto. Vedremo, sono orientata a prenderlo in realtà. Ragazzi, sono passata da OBS e c'erano delle magliettine davvero carine. Queste con queste scritte qui che mi piacciono tantissimo. Mi piacciono tanto davvero, mi piacciono soprattutto per il periodo primaverile da mettere sotto le giacche. Metti una maglia così, un paio di jeans, semplici, più semplici possibili, e una giacca sopra, è assolutamente. È un outfit molto carino, molto fresco, che dà proprio l'aria, secondo me, della primavera, l'idea della primavera, che ci fa stare a posto anche tutto il giorno. Per cui ne ho prese 2, non potevo resistere. Tra l'altro il prezzo era irresistibile, 9,90 euro, e le scritte, quindi gli slogan sulle magliette erano davvero spiritosi. Questa, per esempio, è davvero molto molto carina. E poi questa, anche questa, 9 euro. 90. Per finire, anche perché la batteria mi sta per abbandonare, ho preso questa ciambellina qui a solo 1 euro e l'ho trovata dai cinesi. Per cui ragazze, ditemi se riuscite a trovarla, perché so che molte tra voi la vogliono e non riescono a trovarla. Se non ci riuscite, ve la prendo io e magari vi faccio un piccolo giveaway, un regalino, dato che so che molte di voi la vogliono e non riescono a trovarla. È davvero davvero molto molto comoda, molto valida, e questa dei cinesi è ancora meglio di quella che ho comprato dal rivenditore per parrucchieri. Detto questo, ragazze, io ho detto tutto, vi bacio perché veramente la videocamera mi sta per abbandonare. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!